E siamo arrivati alla settima domenica ordinaria dell'anno A. Le riflessioni su questa domenica, sulle letture di queste domeniche, mi hanno fatto venire in mente tre cose. Una premessa e tre cose che sarà l'argomento di questa omelia. Una premessa. Molti di noi conoscono un certo Hiroo Onoda, il quale il 26 dicembre del 1944 era stato inviato nell'isola di Lubang, nelle Filippine, era un soldato giapponese ed è rimasto su quest'isola per ben 29 anni perché era convinto che la guerra non fosse finita e lui, fedele all'ordine ricevuto, è stato attento a combattere i nemici che eventualmente incontrava, a tentare di rimanere fedele alla promessa fatta al suo capitano. Naturalmente, 29 anni dopo, nel 73, venne ritrovato, in realtà poi era già il 74, ma era nel febbraio, quindi quasi 30 anni dopo. Fu convinto e ottenne l'amnistia del presidente Marcos e tornò in Giappone, dove venne accolto con tutti gli onori del governo. Fin qui tutto bello. Il problema è che nella sua biografia Hiroo Onoda non menzionò mai gli attacchi da lui commessi contro gli abitanti di quella isola di Lubang, limitandosi a riportare soltanto gli scontri a fuoco che furono iniziati dagli abitanti dell'isola e in cui erano morti i suoi due compagni che erano con lui. Un eroe, una persona retta, che però dice bugie, che non vuole ammettere le sue colpe. È importante questo discorso perché altrimenti non capiamo il senso delle letture. Una persona che, insieme agli altri due compagni che morirono in quei 30 anni, non ricorda che sono stati uccisi da loro 30 cittadini, né lui mostrò mai il pentimento. Allora com'è possibile che una persona retta, ricevuta con tutti gli onori, non dica la verità? Perché ha generato dolore e sofferenza? Delle mogli sono rimasti senza il marito, dei figli sono rimasti senza un padre. Se vogliamo capire il cristianesimo dobbiamo dare una risposta a questa domanda. Altrimenti vuol dire che non l'abbiamo capito. E ho l'impressione che davvero facciamo tanta fatica a capirlo. Se difatti prendiamo poi le tre letture, ecco la prima, che sarebbe la seconda lettura, dove Paolo cade sempre nella sua visione di quel periodo storico, che secondo me è falsa. Lui la diceva con le migliori intenzioni, ma non corrisponde alla verità. Dice nella lettera ai Corinti, «Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio? Che lo Spirito di Dio abita in voi?» Certo, è vero, verissimo. Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Assolutamente sbagliato. Perché Dio non distruggerà mai un suo figlio. Ecco l'ibris, ne parlavamo l'altra domenica, l'arroganza dei cattolici. Credono tutti di essere con le mani pulite e come Hiroo Onoda, uguale. Vuole essere accolto con tutti gli onori perché lui è stato fedele. Fedele a che cosa? A un patto fatto con un suo capitano, non al rispetto delle altre persone. Almeno riconoscilo che li hai uccise tu. Allora, cosa dovrebbe dire San Paolo? Non sono io che glielo devo insegnare, ma siamo nel 2023. Alla luce degli studi, delle riflessioni, delle conoscenze, c'è un'unica certezza. Se uno danneggia il Tempio di Dio, si distruggerà lui. Ecco il messaggio cristiano, cattolico, che dobbiamo dire. Non c'entra niente Dio nel distruggere le persone, ma noi ci autodistruggiamo tutte le volte che non siamo credibili e coerenti. Almeno lo riconoscessimo. Hiroo Onoda non l'ha voluto riconoscere. Quante persone conosco che non lo vogliono riconoscere. Ma che senso ha pensare che Dio si comporta come un cattivo qualsiasi? È quasi che noi fossimo tutti innocenti. Ma dov'è che siamo innocenti? Oltretutto, la prima lettura ci dice molto chiaramente: non coverai nel tuo cuore odio contro tuo fratello, non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo. Allora, quando Dio dà un comando agli uomini, è inutile che continuiamo a giocare sulle parole e diciamo, ma Dio fa quello che crede. No, se Dio dà un comando a noi, vuol dire che Lui è il primo che mette in pratica queste regole. A me la vendetta è una bestemmia contro Dio. Dio non si vendica mai di nessuno. È chiaro, abbiamo secoli, oserei dire quasi 2000 anni, in cui abbiamo detto che Dio, naturalmente, visto che è un padre buono, non vede l'ora di vendicarsi dei figli cattivi. Il peccato non è stato dire questo, questa è un'assurdità così evidente che non ha senso. Il peccato è stato che noi ci siamo messi sempre dalla parte dei buoni. Questo è il vero problema, perché mettendoci dalla parte dei buoni dimentichiamo che se Dio ci chiede qualche cosa
è lui il primo che lo fa, perché non ci chiederebbe niente se lui per primo non agisce in quel modo. Allora, se dobbiamo togliere dalla bocca di Paolo l'idea che lui distrugge le persone, dobbiamo rincarare la dose dicendo che la prima lettura ci dice cose carine, reali, realistiche. Non coverai nel tuo cuore odio contro tuo fratello. Se lui chiede questo, vuol dire che lui non cova nel suo cuore nessun odio verso nessuno. Ma noi abbiamo inventato tutta la storia del diavolo, degli spiriti maligni, dei demoni, quasi che ci sia tutto un reticolato che ci impedisce di guardare in faccia le cose come sono. Non c'è nessun reticolato, c'è soltanto la luce del suo amore, c'è soltanto questo. E difatti la finale della seconda lettura, quella della lettera ai Corinti, termina benissimo. Non viviamo queste contraddizioni, un colpo al cerchio e uno alla botte. Non pensiamo che Dio sia nostra immagine e somiglianza. Il nostro compito è ricordarci che siamo a sua immagine e somiglianza. Impegnarsi che se chiede una cosa umana, che noi vorremmo che venisse fatto alla persona che amiamo di più, solo a quel punto noi possiamo dirci figli di Dio. Perché se attacchiamo a Dio comportamenti che sono per noi ritenuti indegni, colui che fa qualcosa alla persona che amo lo reputo in ogni caso indegno, anche se la persona che amo ha sbagliato, ha errato, ha fatto qualcosa di male. Io spero sempre che nessuno obblighi questa persona a sentirsi in balia altrui, perché ci sono delle regole, c'è un rispetto nonostante tutto che si deve dare. Volete che Dio non sia così? Perché l'abbiamo fatto peggio di noi? Per salvare i nostri interessi, i nostri beni, le nostre cerimonie? Allora ecco che Paolo si riprende quando dice «Nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro, sì, è tutto nostro, anche il farci del male. Ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio». Quest'ultima frase è davvero potente. È vero, noi siamo quello che siamo, ma noi apparteniamo a Cristo. Non ha detto che lui è venuto per i peccatori? Non ha detto che si fa più festo per un peccatore pentito? Allora pentiamoci una buona volta per tutti, ricordando che siamo suoi, cioè siamo di Dio, e non affibbiamo a Dio quello che ci comoda affibbiare per sentirci innocenti e puri. La seconda questione è quella del Vangelo. Il Vangelo ci dice che dobbiamo scegliere. C'è una legge del talione, conosciamo bene, mamma mia se la conosciamo. È una legge da una parte comoda, occhio per occhio e dente per dente, e Gesù però la supera all'infinito. Difatti il Vangelo di oggi ci offre una meta inarrivabile. Lo diciamo subito. Qual è questa legge inarrivabile? È quella della bontà incondizionata. Non facciamo quella faccia, non ci piace, non ce la facciamo. C'è scritto giocondo. È questo quello che è venuto a portarci Gesù. Non è venuto a portarci feste di Natale. Non è venuto per quello. Gesù è venuto per qualcos'altro. Perché la legge del talione fosse completamente abrogata. Certo, quello che lui chiede è una meta inarrivabile, è perfino assurda. Dice perfino siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Tutto vero, è paradossale, diciamo tutto quello che vogliamo. Duro e crudo nelle richieste, esigente, però è l'unico modo essere perfetti come è perfetto il Padre per dimostrare che siamo ad immagine di Dio. Ecco il vero punto saliente, noi siamo ad immagine di Dio, non il Dio di cui parla Paolo, non il Dio di Ame la vendetta, ma noi siamo ad immagine e somiglianza di quel Dio che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, che ha soltanto un cruccio, quello che noi non capiamo e non vogliamo capire, il suo amore. È troppo difficile tutto questo? Allora che cosa ci chiede concretamente Gesù? E ci propone la sua strada, quella della compassione, quella che supera il diritto della vendetta, frena l'aggressione alla violenza, mette fine alla ritorsione. Se non ce la facciamo, diciamo che non ce la facciamo, non diciamo se siamo cristiani che non è giusto. Quando finalmente potremo guardarci negli occhi, non perché siamo migliori degli altri, ma perché abbiamo riconosciuto che il problema siamo noi, non è Dio, non sono gli altri, sono io il problema. Il cristianesimo fatto apposta per quelli che dicono sono io il problema, non sono gli altri, non è Dio, non è la politica, non sono i magistrati, non è la televisione, non è il consumismo. Tutti ci mettono del proprio, ma a me interessa le mie magagne, le mie mancanze. La mia assoluta mancanza di avere una bontà incondizionata. Rimane sempre chiaro che il comportamento che chiede Gesù
non significa non reagire, rassegnarsi alle angherie, significa mettere l'altro nell'occasione di capire che deve disarmare la violenza. Se io faccio un gesto di apparente resa, di un comportamento passivo, io che cosa faccio? Faccio qualche cosa che lui non si aspetta. Ed è forse l'unica piccola possibilità che lui capisca qualche cosa, perché se io rispondo alla malvagità con altra malvagità, naturalmente faccio in modo che la malvagità altrui diventi sempre più malvagia. Allora, ecco la terza riflessione, visto che il tempo passa, che c'entra con quello che abbiamo detto prima. L'altro giorno alla televisione guardavo un bellissimo servizio sul Cardinal Martini, una persona altamente stimabile davvero, in tutti i sensi. All'interno di questo racconto c'era anche qualche filmato che a un certo punto faceva vedere il Cardinal Martini che era andato in carcere e uno delle Brigate Rosse lo aveva fermato dicendo: mi è nato un bambino, lo battezza per favore? E giustamente il Cardinal Martini disse: certo che lo battezzo. Mi permetto di fare questa riflessione dove il Cardinal Martini non c'entra per niente, ha fatto benissimo a dire sì, ci mancherebbe, ma il problema secondo me è un altro: dare il battesimo ad un bambino. Lo so che la teologia, da Agostino in poi, ha detto che cancella il peccato originale, introduce nella Chiesa, ma con un padre che, come quel giapponese, parla bene, Hiro Onoda, ma poi non si prende la responsabilità delle sue azioni. Il battesimo in quel bambino, che cosa porta? Bisognerebbe che Don Sergio avesse il coraggio, se gli facessero una domanda del genere: certo che lo battezzo, ma tu devi pentirti, perché altrimenti il tuo bambino crescerà all'interno di una famiglia dove il papà magari dirà che è innocente, ma la giustizia dirà invece che è colpevole. E se il bambino starà dalla parte dell'innocente, allora a quel punto che vita farà? Stiracchiato, scusatemi l'espressione, da una parte verso l'amore del padre che si dice innocente e dall'altra magari condannato più anni di carcere, con la certezza che quella condanna è frutto di criminalità avvenuta, registrata, filmata, sicura, quindi. Insomma, il battesimo di Giovanni era un battesimo di conversione, di cambiamento di vita, di riconoscimento dei propri errori. Non ho capito perché abbiamo insistito tanto sul peccato originale e sul battezzare i bambini, per fare altre strade, quelle comode, quella di dire che c'è il padrino che ha preso l'impegno per lui. Se vogliamo ridere, ridiamo pure, ma se vogliamo essere sinceri, dobbiamo ammettere che questa è una prassi che non porta nessun frutto. Allora almeno i genitori dovrebbero dire: ok, almeno sto zitto, non dico che sono innocente, ok, più della conversione di questo non sono capace a fare, va bene, però un domani, quando tuo figlio è grande, anche tu sarai più vecchio, per favore di' la verità a tuo figlio, perché altrimenti sembrerà che col battesimo è arrivata la protezione di Dio, ma chi protegge le vittime? Che il grande problema, sempre concludendo, chi protegge le vittime? La Bibbia in tanti salmi, e qualche volta nella vita succede, dove si vede che il giusto viene ricompensato, la vittima vede riconosciuto i propri diritti calpestati, ma la stragrande maggioranza delle volte questo non succede, perché ci sono tanti Hiro Onoda che fanno il loro dovere ma non dicono la verità. Perché ci sono tanti, come nel caso di quel brigatista rosso, che chiedono gesti religiosi ma non sono disposti a dire la verità. E voglio concludere come ha concluso l'Eucaristia che abbiamo celebrato prima. C'è una persona che ha raccolto le lettere scritte da 16.000 persone, 16.000 missive inviate alle famiglie dagli uomini di Hitler. E la cosa più angosciante è dello stesso problema di Hiro Onoda, del brigatista, ma è anche il nostro stesso problema, perché su queste lettere criminali che procuravano le peggiori sofferenze a coloro che tenevano sotto il loro controllo, nelle lettere non scrivono mai queste cose. Le missive raccontano non tanto la banalità del male, ma il male della banalità non viene citata, perché queste lettere parlano dell'alloggio, della camicia, le mutande pulite, della lontananza da casa. Il criminale è convinto di fare il suo dovere, quindi la cosa più importante è che le mutande siano pulite. Insomma, perché non parlano del male che fanno alle vittime? Perché non parliamo del male che facciamo alle vittime? Se diciamo di credere nella bontà incondizionata, non possiamo non parlare del male che si fa alle vittime.